Ma sono dei cavolo di piselli! Ma che c***o? Ma che c***o ha scritto? La foresta dei piselli! Che cos'è? Oh, cavolo! Oh! Mi hai fatto fare dei capezzoli sul culo! Cosa dice? Dammi da mangiare, pezzo di me! Questi pazzi mi hanno fatto due capezzoli sul culo! Con il latte che esce! È disgustoso! Ti piace? Non sono tanto arrabbiato! Mi piace! Cavolo! Sembrano delle tette! Spencer, ti spiace spiegarcelo? Sì. È un promemoria. Cioè, è vero che ha rimorchiato una ragazza e ha bevuto latte dalle sue tette? Spero che questo in futuro lo faccia riflettere su quel momento e che si comporti meglio, ecco. Oh, cavolo. Mi piace! Davvero? Sì, sì, mi piace! Che c***o! Pace fatta? Sì! Ti amo! Pace! Li adoro! Oh, vorrei baciare mia moglie adesso! Andatevene da qui! Porca! Aspetta, è ciò che penso che sia, un cordone ombelicale! Cosa c'è scritto? Cocco di mamma. Mi prendi in giro? Wow. Hayley, spiegaci il tatuaggio. Deve tagliare il cordone con sua madre. Smettila di fare il cocco di mamma. Sì, lo capisco. Devo essere più indipendente. È davvero figo. Wow, non me l'aspettavo. Sono molto confusa. Steven, hai un cordone ombelicale insanguinato che ti esce dall'ombelico. Mia madre mi vuole bene, sono un cocco di mamma e il font è una figata. Gli piace veramente? Per me gli piace solo perché l'ha scelto Hayley. Sì, penso che sia per questo. Vero? Oh, è davvero enorme! Oh, mamma. Perché? Sei arrabbiato? Ti proteggerò sempre le spalle. Il fatto è che nella nostra amicizia lei mi protegge sempre le spalle. Mi protegge sempre. Mi piace molto questo tatuaggio. Sa che adoro le sue tette. Oh, mamma mia. Non posso arrabbiarmi con te. Avrei tanto voluto finirlo. Non c'è problema. No. No, mi fa male la testa. Robin, puoi spiegarci meglio il tatuaggio senza rivelarlo? Sai, abbiamo vissuto un momento speciale nella foresta. Oh, cavolo. Tu e io. Io ero senza mutande e tu mi hai sbattuto un pisello sul culo. Non ce la faccio. Oh, cavolo. Facciamo il conto alla rovescia. 3, 2, 1. No! Che cos'è? Ma che c***o? Ma sono dei cavolo di piselli! Ma che c***o? Ma che c***o ha scritto? La foresta dei piselli! Oh c***o, amico! Tu mi hai tatuato un pisello nella foresta e quindi ho pensato qual è modo migliore di vendicarmi di quel glorioso giorno di una foresta di piselli? Per l'eternità! Mi fa così schifo! Che mi piace?
Non ci posso credere. Non ce la faccio. Aiuto. E vai. Non credo che... Ma che c***o? Ma è un uccello? Ma che c***o? Scusa, hai i tuoi cavolo di capelli? Sì. Ma mi prendi in giro? Sorpresa! Tu vai sempre dietro i tipi che mi faccio io e questo è un messaggio per dirti di smetterla. In pratica sono due uccellini nel nido. Ovviamente io sono la mamma uccello e ti sto dando... i miei avanzi. Sì, c'è scritto regina degli avanzi e sono una facile, me l'hai già detto. È un pisello, non è un verme. A pure le Beh, anche tu hai un pisello, sì, siamo pari. Sì, gemelline! Sky, come ti senti? Sai, è successo 3 anni fa, ti tirerei questo specchio. Ma va bene, fa davvero ridere. Lo trovi divertente? È da morire dal ridere. Me ne vado. Lunedì mattina andiamo in tribunale, perché io ci sono andato leggero. Falla finita. Conto alla rovescia. 3 2 1. Adesso sai come mi sento io per come mi tratti. Sono io che cazzo di te. Chi è il pazzo che farebbe se stesso che cazzo sulla gamba di qualcun altro? Qualcuno completamente pazzo. Se mi tradisci ancora una volta ti mollo. Ma in realtà non è così male come pensavo. No? No. Che cazzo? Sei malato? Cos'è che non va? Chi è che accetterebbe una cosa? Non è male. Davvero non sei arrabbiato? No. Potremmo andare a bere qualcosa. Sì, ci sto. Oh, mamma mia adorata. Bene, ora vi date un bacio? È dura per le persone capire me e Jen, ma alla fine questo funziona. Gli altri pensino quello che vogliono. Smettila.